La Roma ha venduto Manolas al Napoli ed ha inserito come parziale contropartita nell'affare anche Amadou Diawara. Buongiorno ragazzi, sono Simon Signor Giallorosso ed oggi voglio parlarvi di questa maxi operazione tra giallorossi e azzurri. Però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e anche un'iscrizione su Instagram Simon Signor trattino basso giallorosso. Non voglio dilungarmi sulla questione Manolas perché sapete benissimo già come la pensi, ho fatto anche alcuni video a riguardo, se volete e se vi interessa l'argomento andatevi a vedere. Oggi volevo discutere con voi invece di Diawara, che adesso è diventato un nuovo giocatore della Roma. Ho alcune perplessità nonostante pensi che sia un ottimo giocatore. Ci sono appunto però alcune cose che non mi convincono. Il primo problema è il prezzo, perché ragazzi è stato valutato 20 e sottolineo 20 milioni, che per un giocatore che non gioca da 2 anni sono tantissimi. Perché lo hanno valutato così tanto? Per permettere al Napoli di mettere a bilancio un'enorme plusvalenza, perché il Napoli lo pagò poco dal Bologna relativamente e adesso lo ha venduto a tanto nonostante non abbia realmente mai brillato con la maglia partenopea. Il secondo problema di fatto già ve l'ho detto, ovvero il minutaggio, perché con Sarri ha giocato pochissimo mentre con Ancelotti non ha mai giocato, non ha mai visto il campo e quindi gli mancano i ritmi del campo da gioco. Fonseca lo ha richiesto esplicitamente, ha chiesto un mediano con le sue identiche caratteristiche e quando il Napoli ha bussato alla porta per Manolas, Petrachi, che è stato annunciato qualche giorno fa come nuovo DS, non ha aspettato altro che poter chiedere finalmente il giocatore ex Bologna, che a me onestamente piace ragazzi, è quel tipico giocatore che a me piace, però ci sono questi problemi, queste cose che non mi convincono, perché l'affare alla fine non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto il Napoli e questa è una cosa che a me non piace, complimenti a loro, ma la nostra società ha sbagliato completamente. Quindi è un buon giocatore che nel gioco di Fonseca va benissimo, l'allenatore portoghese si era innamorato di lui ai tempi dello Shakhtar, in quel famoso girone in cui il Napoli uscì in modo un po' anche rocambolesco, molti parlano di biscotto tra City e appunto lo Shakhtar di Fonseca, che poi si travestì da Zorro in conferenza stampa. Sì, è un buon giocatore che andrà benissimo sia nel 4-2-3-1, qualora lo facesse, sia nel 4-3, quindi un gran giocatore duttile, però troppo costoso. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e se volete anche un'iscrizione su Instagram, Simon Signor, _giallorosso. Ciao a tutti.